La sesta giornata dei campionati di eccellenza e promozione si chiude con un saldo negativo per le squadre iblee. Sorridono soltanto Marina di Ragusa e Ragusa. Il Marina in eccellenza fa bottino pieno sul campo dello Scordia al termine di una partita ricca di gol. Finisce 3-2 per gli iblei. Ieri ha riposato il Santa Croce. Questi risultati in eccellenza: Atletico Catania Real Aci 1-0, Camaro Catania San Pio X 4-1, a Scordia Marina di Ragusa batte Scordia 3-2, Giarre Terme Vigliatore sospesa per il maltempo, Ionica Biancavilla 0-2, Paternò Palazzolo 1-1, Milazzo Rosolini 1-0, ha riposato il Santa Croce. In promozione il Ragusa all'Aldo Campo di Contrada Selvaggio cala il Tris a spese dello Sporting Eubea, 3-0 il risultato finale, e si conferma capolista. L'allenatore del Ragusa Filippo Raciti individua la svolta della partita nel carattere della squadra che, dopo aver sbloccato il risultato nel primo tempo, nella ripresa ha saputo reagire all'uomo in meno per l'espulsione di Floro Valencia e ha messo al sicuro il match. Delude il Modica che al Vincenzo Barone, malgrado una netta superiorità territoriale, non riesce a concretizzare, consentendo al Don Bosco Aidone di portare via un punto. 0-0 il finale. I rossoblù di Rappocciolo sembrano avere smarrito grinta e carattere. Non è un buon segnale, visti anche gli impegni che attendono i tigrotti, a cominciare dal derby con il Neo Pozzallo, in programma la prossima giornata sul campo neutro di Rosolini. Se il Modica non ride, il Frigentini piange. Sabato è stato battuto in casa dall'Enna 1-0, continuando la serie negativa di risultati. Anche per la squadra di Alfonso Adamo è tempo di cambiare marcia. Sconfitto anche il Neo Pozzallo, che cede al Caltagirone, seconda forza del torneo, malgrado i calatini abbiano giocato gli ultimi 20 minuti in 9 uomini. I padroni di casa vincono per 1-0. Sonante sconfitta per l'Atletico Scicli 4-0 sul campo del Floridia. Gli sciclitani hanno resistito per tutto il primo tempo, fino a quando Sollano non ha portato in vantaggio i padroni di casa al 42esimo, ripetendosi poi altre 2 volte nella ripresa. Questi i risultati in promozione. Atletico Scicli Floridia sul campo neutro di Rosolini 0-4, Barrese Cara Mineo 2-0, Caltagirone Neo Pozzallo 1-0, Frigentini Enna 0-1, New Modica Don Bosco 0-0, Ragusa Sporting Eubea 3-0, Real Siracusa Riccardo Garrone Siracusa 4-0, Sporting Priolo Megara 2-2.